Prego, senatore. Sì, questo, Presidente, grazie, intanto è l'ennesimo scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare. In realtà a debito si aggiunge debito. Il grande debito pubblico italiano ha a che fare con l'indebitamento del Recovery Fund, che nella narrazione a volte non è chiaro che sono soldi che noi dobbiamo ridare, ma l'equazione non è completa se non aggiungiamo i coefficienti relativi ad un altro fattore, che è quello, Presidente, se posso avere un po' di silenzio gentilmente. Non sono... Sì, ha ragione, senatore. Colleghi, quando siamo in pochi in aula e meno in aula, vi sembrerà incredibile, ma rimbombano di più le vostre parole, quindi diventa più difficile per i colleghi intervenire. Prego. Dicevo appunto che un altro coefficiente fondamentale in questa equazione è la diminuzione del prodotto interno lordo causato dalle chiusure, dalla crisi economica della quale ci stiamo occupando. E tutto questo appunto ci lascia un quadro con, diciamo così, a tinte fosche, con poca speranza, non mi riferisco al Ministro, passatemi la battuta. Ma il problema, secondo me, secondo noi, non è tanto il debito pubblico. Un debito pubblico sostenibile, che incrementa l'economia, che consente di innescare un meccanismo virtuoso per il rilancio della crescita economica, ci può anche stare, anche se quello italiano è particolarmente ingombrante, come sappiamo. Quello che ci preoccupa in realtà invece è la prospettiva della gestione di questo debito, è il rientro del debito che ci spaventa se applicato e se confrontato in rapporto al drammatico calo demografico. E per questo abbiamo letto tutti quanti sbigottiti, devo dire scioccati, le parole del ministro Daniele Franco a pagina 131 del documento di economia e finanza. C'è un paragrafo in apparenza tecnico e neutro intitolato sensitività rispetto alle variabili demografiche. Io non so se i colleghi della Lega hanno avuto modo di dare un'occhiata, però insomma questo ministro dice che sostiene che far entrare più immigrati è un ottimo modo per ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL. Ecco, quando chiaramente vi evito tutto il racconto, la narrazione, queste disquisizioni macroeconomiche, ma la conclusione è che l'incremento del flusso netto migratorio di un terzo rispetto al previsto permetterebbe di diminuire il rapporto debito-PIL nel ventennio successivo, sostiene il Ministro. Per cui io voglio dire a chi la pensa come questo Ministro che io penso che più che sperare negli immigrati, credo che dovremmo investire sugli italiani, credo che dovremmo rimettere al centro gli italiani, le giovani coppie italiane che non hanno accesso nemmeno alle case popolari in tanti dei nostri comuni perché ci sono leggi inique. Perché non investire sulla natalità? Perché non investire su leggi che favoriscono la famiglia, sugli asili nido e su tantissime altre proposte che la destra italiana e i patrioti, lo voglio sottolineare, di Fratelli d'Italia sostengono da sempre? Ecco, tutto questo, lo dico ai rappresentanti del governo, lo troviamo a dir poco vergognoso. Fratelli d'Italia si batterà con ogni mezzo per contrastare la deriva immigrazionista di questo governo, che è perfettamente in linea con il governo precedente. Grazie, signor Presidente.